Partite. Sì, buonasera a tutti. Allora, riprendiamo il lavoro della Commissione in questa fase finale dell'esame delle osservazioni. Allora, l'ultima seduta della Commissione ha finito l'esame dei registri delle osservazioni per quel che riguardava l'ultimo di questi, che erano le modifiche cartografiche che erano state proposte dai cittadini. Sono stati svolti in autonomia da alcuni dei commissari, come concordato, alcuni sopralluoghi che riguardavano le osservazioni per i quali c'erano delle incertezze rispetto alle valutazioni, stante però la completezza della documentazione di analisi depositata dai richiedenti in fase istruttoria. E oggi abbiamo la documentazione che è stata trasmessa dall'ufficio e che riguarda il riesame di alcune osservazioni che è stato condotto dall'ufficio, poi insomma nel procedere entreremo nel merito e che, come ricorderanno i commissari, nel momento in cui l'abbiamo visto in prima lettura, richiedevano di avevamo riscontrato, diciamo, noi commissari alcune valutazioni che erano discordanti con le istruttorie condotte dall'ufficio. Ora, in termini di ordine dei lavori, poi lascerei la parola all'assessore e all'architetto Bonari. In termini di ordine dei lavori, superato e svolto questa ulteriore verifica, abbiamo la possibilità, ecco, questo è un invito rivolto a tutti i commissari, di rileggerci con uno spirito di verifica e di approfondimento la parte normativa che è stata trasmessa a tutti i commissari alcuni giorni fa, e nella stesura che è stata ritrasmessa dall'ufficio ci sono in verde le aggiunte che riguardano le parti modificate a seguito dei passaggi in commissione, delle osservazioni, della rilettura, insomma, della normativa. E visto che prima voto delle singole osservazioni in commissione, del voto finale di tutto il procedimento, credo sia opportuno che ognuno di noi singolarmente verifichi e rilegga complessivamente, non più secondo le richieste dei cittadini, la proposta normativa contenuta nel piano. Questo perché poi, prima appunto del passaggio in votazione, se ci sono delle domande, delle richieste di chiarimento, ha senso farle proprio nella sede della Commissione. Il registro invece che troviamo oggi è un registro che per categoria di osservazione contiene l'approfondimento e la proposta finale dell'ufficio in esito alla prima lettura che abbiamo avuto per le osservazioni. Oggi non le votiamo, nel senso che la votazione avviene in un'altra seduta, progressivamente per ogni osservazione, come abbiamo fatto già per quelle per cui esiste un'uniformità di parere allineata o meno con il parere dell'ufficio. Ci annoteremo se c'è un'articolazione del parere da parte dei commissari. E intanto però rivediamo appunto se c'è stato un approfondimento, se c'è stato l'accoglimento anche a seguito della discussione che si è svolta in prima lettura di queste osservazioni. Per il momento non ho altro da dire, darei la parola all'assessore e di seguito all'architetto Bonanni. Sì, allora, come diceva il Presidente, voi avete, nei documenti a vostra disposizione la stesura, della parte normativa a seguito, delle richieste che via via in commissione erano state fatte di modifica alle norme tecniche d'attuazione di carattere generale. E come suggeriva il Presidente, direi che possa essere utile prenderci qualche giorno di tempo per rileggerle, no? Le modifiche che sono state, diciamo, introdotte a seguito della discussione in commissione, e anche così per dare una rilettura più
carattere generale alla parte normativa, in modo che si possa poi dare una commissione prima del voto sulle singole osservazioni, no? Anche a limare, diciamo, le ultime cose che vanno limate. Insomma, le norme più le scriviamo bene, meglio è. Poi c'erano una serie invece di osservazioni di altra natura che avevamo lasciato in sospeso per vari motivi, e a voi è stata inviata un primo prospetto che riguarda le osservazioni aventi ad oggetto i temi, diciamo così, della classificazione in particolare, e qualche osservazione iniziale, se la vedo bene, di carattere normativo, sulla quale non è che saranno poste questioni di sostanza, ma questioni, diciamo, di forma. E quindi vi è stata inviata questa prima, diciamo, ricognizione con il metodo che abbiamo utilizzato fino ad ora. E mentre una parte delle osservazioni che sono rimaste in sospeso, quelle in particolare sulle schede norma, l'ufficio sta finendo di mettere a punto il lavoro, e dopodiché vi sarà inviato un prospetto anche su queste, e faremo, insomma, un lavoro analogo a quello che facciamo oggi in commissione su quelle relative alla classificazione. Quindi con l'ufficio ci saremmo messi d'accordo così. Io illustro, diciamo, il lavoro che ha fatto l'ufficio, nel senso che, così come avviene in consiglio comunale, diciamo, la commissione, no, è organo politico amministrativo, è corretto, insomma, che lo faccia io come assessore. Chiaramente, essendo questi approfondimenti dell'ufficio rispetto anche alle proprie istruttorie, poi eventuali richieste di chiarimenti vanno appunto rivolte direttamente a Manuela Bonari, e sarà lei a darmi, insomma, le spiegazioni del caso. Quindi io proverei a cominciare, poi vediamo se questo metodo funziona. È quello che abbiamo sempre usato, quindi credo possa funzionare. Allora, la prima osservazione che compare in questo prospetto è la numero 562, ed era un'osservazione di carattere normativo. Qui non c'era. Esatto. Scusa se interrompo, Simone. No, magari sarebbe utile per la commissione se la facciamo vedere anche il documento. Se lo Ce l'hanno passo loro o via. no? Sì, ce l'hanno, ce E l'avete. allora, Volete io credo. proprio lo schermo? O va No, bene Manola, così? io credo no, no, io credo che si possa fare come si è fatto le altre volte, cioè se i commissari hanno, diciamo, lo schema che gli è stato mandato sotto mano, loro lo seguono lì, e lo schermo lo utilizziamo casomai per andare a rivedere l'osservazione o i luoghi se serve. Io farei in questo modo, perché non abbiamo sempre fatto. Sono d'accordo, lo volevo proporre, tenuto conto che lo schema è leggibile, è una tabella, quindi è molto leggibile, mentre invece i riferimenti delle osservazioni, una normativa, magari le altre cartografiche, via e via, hanno più senso se seguite congiuntamente a video, almeno ci si intende. Sì, poi c'è anche da dire che questo tipo di schemi sono, come dire, funzionali al lavoro della commissione, ma non sono poi parte integrante della delibera, no? Quindi è anche corretto, diciamo così, che appunto a video poi si facciano vedere le cose, che vanno poi votate in consiglio. Allora, nel senso che poi in consiglio ovviamente ci sarà una scheda finale con, no, con l'istruttore dell'ufficio e il parere della commissione. Allora, l'osservazione 562, che è la prima che trovate, è un'osservazione di carattere normativo. Qui non c'erano questioni sostanziali. Avevo soltanto espresso io un dubbio su come era scritto il parere istruttorio. L'ufficio ha ricontrollato, ritiene che il parere istruttorio sia scritto correttamente. È un fatto formale, ripeto, non è un fatto sostanziale. Ha precisato anche nel testo che in parte sono condivise le motivazioni e le argomentazioni formulate nell'osservazione,
Per cui, insomma, diciamo, l'esito è quello del parziale accoglimento. Io avevo posto solo un problema formale, non sostanziale, dicendo attenzione, siamo sicuri che questa la si possa considerare parzialmente accolta, perché evidentemente c'erano alcune cose diverse su cui dicevamo di no, l'ufficio ha ricontrollato e si può considerare parzialmente accolta perché in parte alcune cose sono da considerarsi accolte. Però niente cambia il tipo di valutazioni che sono state fatte. Era una questione squisitamente formale. Quindi, Presidente, non so come vogliamo procedere. Ci sono interventi? Qualcuno ha qualcosa da dire rispetto a questo? No, ma io non ho ben capito questo. Cioè, la modifica qui sarebbe solamente... Allora, la modifica, Riccardo, è nel parere, vedi, dell'ufficio, semplicemente inserire in parte, no? C'era scritto parzialmente accolta nel condividere le motivazioni e le argomentazioni formulate nell'osservazione. L'ufficio ha precisato nel condividere in parte le motivazioni e le argomentazioni formulate nell'osservazione, nel senso che questa è un'osservazione dove alcune cose sono state accolte, altre no. Tant'è che io avevo espresso appunto qualche dubbio su come era scritto il parere dell'ufficio. L'ufficio ha ritenuto di correggerlo minimamente perché comunque era già indicato il parziale accoglimento. Però così è più chiaro, diciamo, anche ad avviso dell'ufficio. Ok? Queste sono cose, per essere chiari, che non... Pronto? No. Michele, sono commissario. Riccardo, il microfono. Ecco, bene. No, dicevo, questo non era nemmeno necessario farlo rivedere alla commissione, lo si fa per un fatto di correttezza, tutto qui, nel senso che la commissione si era già espressa. Esatto. La consigliera Lugani ha un problema e deve uscire. Prego, possiamo andare avanti, direi. Non ci sono altri interventi, questa è un adeguamento, insomma una correzione meramente formale. Esatto. L'osservazione 622, sempre di carattere normativo, che è la seconda che trovate in questa scheda riepilogativa, ha la stessa natura. Qui, diciamo, il tema è questo, che siccome noi rimandiamo una serie di decisioni al regolamento edilizio, io avevo espresso, diciamo, l'opinione che forse più che non accogliere l'osservazione si potesse dire che era parzialmente accolta, proprio perché in realtà si rinvia al regolamento edilizio alcune decisioni. L'ufficio, anche questo è un aspetto squisitamente formale, nel senso che, come vedete, nello stesso parere dell'ufficio c'è scritto così, cioè si rimanda al regolamento edilizio, modalità e caratteristiche degli interventi sulla viabilità esistente, per cui non è un problema sostanziale, l'ufficio concorda su questo, cioè sarà il regolamento edilizio a dover sciogliere, diciamo, i nodi che vengono... Io sono un attimo al telefono, ragazzi, un attimo solo. Sì, fai presto. Non mi ricordo cosa chiedeva qui l'osservante, già che siamo qui. Non ho capito invece. Ecco, quindi la richiesta era quella contenuta in fondo, limitatamente a questo, insomma, si chiede di disciplinare la strada.
Ecco Simone, quindi il parere rimane non accolto. Sì, però un fatto formale, nel senso che poi chiaramente in ogni caso sarà il regolamento edilizio a dover disciplinare la materia, però l'ufficio ritiene che sia più corretto sul piano formale dire non accolta perché non stiamo modificando niente dell'NTA del PO, capito? Una questione formale. Ora comunque appena Riccardo si libera dal telefono, lo spiego magari meglio di così. Nel frattempo che ti aspetto, Simone, una domanda che, collegata a questa roba qui, no? Ma fino a che punto, per esempio, la trasformazione dello stato dei luoghi può dare incertezza sul ripristino, per esempio, di una viabilità? Allora, sulle viabilità non è sempre facile ricostruire lo stato dei luoghi legittimato, no? Perché dipende poi da quanto una strada è antica, da come è nata. Quindi non è facile, insomma. Però un patrimonio di strade storiche interessa, in questo caso esiste, scusa, ovviamente. In questo caso il cittadino, tra l'altro, dice che è proprio una strada storica e quindi, insomma, sicuramente se lo è e se risale a periodi, no, in cui non era nemmeno necessario avere dei titoli, insomma, per realizzarle le strade, sicuramente si potrà intervenire e sarà appunto regolamento di inizio a dover disciplinare come, insomma. C'è una domanda la tua, se l'ho capita, a cui non è facile rispondere, perché ricostruire lo stato legittimo delle strade non è sempre un'operazione semplice. Riccardo, quanto c'hai? Non ti va a mettere furia, ma mi sembra che, cioè, si può andare avanti noi. Quanto c'hai? Riccardo? Ma ascolta Presidente, intanto su questa, a beneficio degli altri commissari, ormai porto in fondo il ragionamento che stavo facendo, cioè questo è la 622, non ci sono motivi sostanziali per cui era stata, diciamo, sospesa, era un motivo soltanto formale, nel senso che siccome questo cittadino chiede di poter intervenire su una viabilità, no? E noi gli diciamo, guarda, sarà regolamento edilizio a dirti come poter intervenire, sempre che quella viabilità sia legittima, diciamo, a me da un punto di vista sostanzialistico pareva che, diciamo, la Scusate, risposta che ragazzi. Riccardo. Non siamo andati avanti, comunque. Riccardo, non siamo andati avanti, siamo allo spiego. No, grazie. No, Riccardo, dicevo, l'osservazione 622, che è la seconda dell'elenco che avete, è una questione anche qui formale, nel senso che il cittadino chiede di intervenire su una viabilità esistente. E noi gli diciamo, cioè l'ufficio gli dice nell'istruttoria, ammesso ovviamente che sia legittima, potrà intervenire sulla viabilità esistente nelle modalità, con le modalità e caratteristiche che saranno indicate dal regolamento edilizio a cui rinvia l'articolo 64 dell'NTA del piano operativo. Ora, a me, siccome non era una risposta negativa nella sostanza, ma era un rinvio, no, ad un'altra fonte, a me, diciamo, pareva che si potesse dire che era parzialmente accolta.
volta. L'ufficio la vede diversamente, ma è un fatto formale, cioè al cittadino non gli cambia niente, nel senso che l'ufficio dice: siccome noi non interveniamo sulle norme in nessun modo, ma facciamo semplicemente presente al cittadino che già la norma attuale prevede che sia regolamento edilizio a disciplinare questa materia, secondo noi è non accolta, nel senso che sotto il profilo formale noi non modifichiamo niente. E quindi riconferma questo parere, ma non è, come posso dire, l'ultima parola su questo ce l'ha l'ufficio, e non è che ci sia un problema di divergenze sostanziali, no, nel senso che il dato è comunque quello che sarà il regolamento edilizio a decidere come si interviene sulla viabilità esistente. Quindi al cittadino gli arriva comunque una risposta chiara che, secondo l'ufficio, sotto il profilo formale è di non accoglimento, perché non implica modifiche di nessuna natura. Poi ovviamente, Manola, se mi sbaglio puoi intervenire, ma questo è il, no, il, insomma, il senso. Volevo dire una cosa a tal proposito. Posto? Volevo dire, allora, sì, io ritengo giusto il parere dell'ufficio, perché noi in questa fase si parla di piano all'interno, è un'osservazione che modifica, che va a modificare le norme, che non è di competenza, no? Mi sembra di capire, di questo piano operativo, ma è di competenza del regolamento edilizio. Io dico allora a questo punto, ma a che punto siamo con il regolamento edilizio? Perché noi si rimanda tanto al regolamento edilizio. Io mi ricordo che noi avevamo detto che avremmo approvato sia il piano operativo, tutto quanto, sia le osservazioni, che il regolamento edilizio nello stesso momento. Volevo dire, a che punto è la redazione di questo regolamento urbanistico? Allora, noi, cioè l'amministrazione, ha detto una cosa leggermente diversa da quella che dice Riccardo, che non è, diciamo, diversa nella sostanza, ma nella forma. No, ti dico, allora, siccome noi avremo un tempo, no, che passa fra la delibera sulle osservazioni che verrà votata dal Consiglio Comunale e l'entrata in vigore del piano operativo, perché dopo la delibera che il Consiglio Comunale voterà sulle osservazioni, sarà convocata una conferenza dei servizi, quella finale, nella quale, mi sentite? Se mi sentite male, provo a fare. Ti sento, a volte mi va via la linea, ma ti sento. No, dicevo che l'iter di approvazione del piano operativo non si conclude con la delibera con la quale il Consiglio Comunale si esprime sulle osservazioni, perché poi ci sarà una conferenza dei servizi finale, nella quale, diciamo, la soprintendenza in particolare dovrà verificare la correttezza del piano rispetto al piano paesaggistico regionale. E io credo che fra, diciamo, la commissione, fra il Consiglio Comunale che voterà le singole osservazioni e questo passaggio ci sarà, come dire, almeno un mese di tempo, forse anche qualcosina in più, spero di no, ma forse anche qualcosina in più. E tra l'altro, Riccardo, noi, insomma, i lavori qui in commissione li stiamo per concludere, ci vorrà ancora qualche seduta, ma insomma ormai siamo alla fine, dopodiché ci sarà un periodo, no, che è quello che serve all'ufficio per preparare la pratica completa da portare in consiglio, quindi poi ci sarà anche una commissione finale dove dovremo esprimere un parere proprio sulla pratica, ma abbiamo anche tempo, intendo dire, commissione, fra poco si libera del tempo perché il lavoro l'abbiamo concluso. Noi avevamo cominciato con gli uffici un lavoro, in particolare con la Manola e con l'Alessandra Mazzeri. Io conto, diciamo, di riprenderlo in mano, in modo da poter ottenere questo risultato, che l'entrata in vigore del nuovo piano operativo, che avviene, ripeto, quando ci sarà questa conferenza di servizi finale e poi ci sarà la pubblicazione sul BURT, e lì passeranno altri 30 giorni prima che in vigore. Quindi l'idea qual è? È quella di utilizzare questa finestra di tempo, che è di circa 2 mesi, che c'è fra
il piano, la delibera di consiglio comunale sulle osservazioni e l'entrata in vigore del piano operativo per mettere a punto il regolamento edilizio e arrivare al risultato che dicevi te, Riccardo, cioè avere, diciamo, i due strumenti che entrano in vigore insieme, perché la differenza nel regolamento edilizio è che lì basta una delibera del Consiglio Comunale per poi farlo entrare in vigore diciamo, con la pubblicazione sull'albo pretorio. Per cui questa è un po' l'idea, cioè sfruttare questa differenza che c'è nel procedimento per allineare gli effetti giuridici. Ovviamente poi il regolamento edilizio, la volontà è quello di, insomma, di farlo, come posso dire, con il massimo contributo di tutti, anche delle stesse categorie professionali, perché il regolamento edilizio è importante ma meno delicato del piano operativo, no? Non si decide dell'edificabilità dei suoli, delle scelte pianificatorie, si decide di come si fanno le cose, no? Quindi si presta anche a un'attività meno complicata, importante, ma molto meno complicata di questa. Per cui io mi prendo l'impegno il prima possibile di portare a termine una bozza di regolamento edilizio, in modo che la Commissione possa avere, insomma, tutto il tempo di esaminarlo e anche avere il contributo, insomma, di tutti per riuscire ad avere un regolamento edilizio, il più possibile funzionale. Poi, se vedremo che ci sono delle difficoltà, diciamo, la cosa importante sarà quantomeno avere messo a punto quelle parti del regolamento edilizio senza le quali il piano operativo non può funzionare, no? Cioè, se si vede che poi il lavoro, diciamo, più complessivo di rivisitazione di tutto il regolamento edilizio, diciamo, crea qualche problema rispetto ai tempi di decisione, può anche essere fatto un lavoro meno lungo, no? Volto intanto a dare copertura normativa alle parti a cui rinvia il piano operativo, diciamo. Questo è il minimo sindacale, no? E poi il massimo sarebbe riuscire anche ad avere un regolamento edilizio che parli un linguaggio nuovo su tanti temi, però bisogna avere anche l'umiltà, parlo a me, non dico alla Commissione, parlo a me assessore, di vedere se ci saranno le condizioni, insomma, no? Per arrivare addirittura ad avere uno strumento totalmente nuovo, anche a prescindere, intendo dire, dal piano operativo. Questo dipende da tante cose, dai tempi di necessità, anche dal livello di convergenza politica, perché io credo che sarebbe sbagliato fare degli strappi, insomma, negli ultimi mesi della legislatura, c'è un problema di opportunità istituzionale, insomma. Il piano operativo è un percorso partito molto da lontano che va concludendosi. Il regolamento edilizio sarebbe, come dire, una cosa che nasce ora. Bisogna avere, io credo, la sensibilità istituzionale di dare risposte, quelle necessarie, e poi, no, su tutta una serie di temi, magari più delicati, capire se c'è una convergenza o no. Poi potrà anche essere la prossima amministrazione, voglio dire, a metterci le mani su alcuni temi più magari politicamente sensibili, no? Cioè, quindi l'obiettivo minimo deve essere che il piano operativo entra in vigore con un regolamento edilizio che comunque è allineato al piano operativo rispetto, no, alle necessità che il piano operativo ha. Poi, più riusciamo a fare, meglio è. Io sono per non perdere tempo, no? Però, insomma, con questa attenzione che serve, perché siamo a pochi mesi dalle elezioni, per cui quello che serve a far funzionare le cose si fa. Quello che non serve a far funzionare le cose, ma implica scelte politiche, vediamo anche il livello di convergenza che c'è e il tempo che abbiamo per, come dire, per fare le cose fatte bene. Io la vedo così, ecco. Bene, grazie te. Dunque, se si può riattivare la condivisione, forse ora serve perché. Allora, Allora, sì. l'approfondimento della parte normativa è concluso, si passa di categoria. Sì, allora, qui può servire la condivisione dello schermo perché questo è uno di quei casi, pochi, in cui, diciamo, una parte della commissione, apparentemente a maggioranza, però ancora non abbiamo votato, per cui non avete votato, per cui poi questo si vedrà dopo, aveva una divergenza di opinione rispetto alla schedatura
di un edificio. Per cui era stato chiesto all'ufficio di fare un approfondimento di carattere istruttorio, cioè no, abbiamo chiesto all'ufficio, avete chiesto all'ufficio di insomma riverificare se la sua istruttoria fosse corretta o no. L'ufficio ritiene che la documentazione riportata nell'osservazione non fornisce dei contributi di conoscenza tali da poter convergere sulla diciamo opinione che sembrava maggioritaria, non unanime, ma maggioritaria della commissione. La questione riguardava un edificio che l'ufficio ha schedato come recente, mentre l'osservante ritiene che abbia caratteristiche storiche, e secondo l'ufficio non ci sono elementi conoscitivi. No. Scusa, no. Simone, ma stai parlando della 38? È il contrario. Sì. È il contrario. Loro l'osservante chiede recente e noi l'avevamo non l'avevamo accolta. Allora ho invertito i termini della questione. Sì. Quindi è schedato come edificio 2, chiedo scusa. Sì, l'osservante chiedeva recente. Sì. L'ufficio ritiene che non ci siano gli elementi di conoscenza per ritenerlo recente e quindi conferma diciamo il parere di non accoglimento, che è appunto il mantenimento della 2. Sì, facevo confusione con un'altra che poi c'è dopo. Vi ricordate, questa osservazione è stata dibattuta parecchio. Vorrei dire questo, qui c'è poco da dire, in che senso? Fra virgolette, poco da dire. Nel senso che l'ufficio ha tutto il diritto di mantenere la propria istruttoria. Non c'è motivo per cui la commissione ovviamente possa chiedere o pretendere qualcosa che l'ufficio ritiene non essere corretto. Libera la commissione naturalmente di esprimere il proprio parere, l'ufficio mantiene la propria istruttoria, la commissione esprimerà il proprio parere. Quindi qui c'è poco da dire, nel senso è una di quelle osservazioni su cui diciamo no, ciascun commissario è chiamato ad una attenta riflessione alla luce anche del fatto che l'ufficio mantiene il proprio parere. Però poi la commissione voterà quando è il momento e vedremo qual è il parere della commissione, che è legittimo, possa essere anche diverso da quello dell'ufficio, insomma non siamo in un regime democratico, per cui può succedere, fortunatamente succede poche volte, che vuol dire che è stato fatto insomma un lavoro molto attento, anche condiviso. Però insomma può succedere che la commissione abbia un parere diverso, lo esprimerà insomma senza drammi, se ci sarà un parere diverso, nel senso che poi questo si vede solo al momento del voto. Non so Manola se te vuoi aggiungere qualcosa. No, va bene. Bene, quindi in buona sostanza in questa osservazione si mantengono le posizioni, la posizione dell'ufficio, la valutazione dell'ufficio è mantenuta rispetto al momento in cui l'abbiamo vista in prima lettura, e correttamente nello schema che abbiamo è riportato che a maggioranza c'era, come dire, una valutazione diversa, quindi se tale valutazione in maggioranza è confermata ci segneremo che c'è un'articolazione del parere da parte dei commissari e al momento della votazione l'osservazione 38 avrà, ricordiamoci tutti insomma, che ci sarà qualcuno che è favorevole alla proposta dell'ufficio, qualcuno che è contrario. Ci sono interventi? Sì, il mio. Io voglio dire una cosa. Cioè, ma non è che io poi le riguarderò anche tutte. Io non è che tutto quello che si è fatto in commissione finora, in una prima fase, abbiamo dato un parere che sarà confermato fino in fondo. Se io mi accorgerò di aver fatto degli errori o dei ripensamenti, non è che l'articolazione
anche se non viene detta ora, ci può essere successivamente. Ecco, voglio dire questo. Non è No, che no, no, nel senso, no, voglio precisarlo perché io posso aver dato dei pareri in quel momento, poi riguardando la riga, posso modificare il parere, posso aver condiviso tutte le scelte oppure posso non condividerle quando le riguardo le osservazioni. Quindi l'articolazione non è il fatto che ora ricordiamoci che c'è l'articolazione o meno, può anche esserci successivamente un'articolazione sul voto. Lo dico per correttezza perché io le riguardo tutte. E poi magari dove c'è l'articolazione ora può non esserci un'articolazione poi, eh? Ecco, volevo dire questo. Ne terremo conto al momento della votazione. È chiaro che come elemento di facilitazione, dal momento che ci sarà tutta la sequenza delle osservazioni da votare, lo dicevo perché in alcuni casi dove era pacifico per tutti, no, che ci fosse, oppure per qualcuno di noi che ci fosse diversità di parere, l'abbiamo sempre detto. Io infatti ti ho voluto rimarcare questo fatto perché è vero quello che dici, Va bene, va bene. abbiamo dato un parere che però non è un parere che è finito, è un'infarinatura, uno le riguarda e poi ci può essere un'articolazione anche poi. Va bene, c'è qualcun altro che vuole intervenire? No, si può procedere. Allora, l'osservazione, la seconda osservazione che riguarda la schedatura degli edifici è l'osservazione 81. In questo caso, la Commissione aveva espresso un parere, diciamo almeno in questa fase, come diceva Riccardo Erra, chiamiamola istruttoria, che ancora non cristallizza la volontà della Commissione, di classificare l'edificio come uno, mentre, diciamo così, l'istruttoria dell'ufficio inizialmente Scusa, era stato. chiedevano, scusa Simone se ti interrompo, chiedevano il 2. Sì, allora, l'osservante chiedeva il 2. Sì. L'ufficio aveva parzialmente accolto la richiesta. La commissione, Però l'aveva guardando, classificato come rudere. classificandolo come rudere. La commissione, guardando, diciamo, lo stato di conservazione in particolare delle mura perimetrali e del solaio di copertura, diciamo, in una fase appunto che è quella della discussione, che non cristallizza un'opinione, ma insomma no, era emerso questo tipo di considerazione, aveva ritenuto più opportuno classificarlo in uno, quindi non rudere, ma uno. L'ufficio e aveva chiesto all'ufficio un approfondimento di carattere istruttorio. L'ufficio ha svolto l'approfondimento di carattere istruttorio e ha ritenuto condivisibile quello che dice la Commissione. E quindi viene allineato il parere dell'ufficio agli approfondimenti che la Commissione aveva svolto e che avevano condotto la Commissione a ritenere in questa fase appunto di discussione che possa essere classificato uno. Quindi qui abbiamo un riallineamento dei due pareri, insomma, dell'istruttore dell'ufficio e del parere della commissione, almeno diciamo per quello che era emerso dalla discussione, fermo restando quello che diceva Riccardo, cioè poi quale sarà il parere della commissione si dirà al momento del voto. Io Beh. scusate, non ho capito. Qui siccome io quel giorno lì no, ero impegnato, non sono potuto andare a fare il sopralluogo. Qualcuno è andato anche qui? No. No, perché ho detto, ecco, ora, No, non qui era stato. semplicemente Riccardo, Sì. no, qui semplicemente l'ufficio ha ricontrollato i documenti. Ah. E siccome si vede, no, che una parte delle murature perimetrali è conservata, così come si vede che è conservato il solaio di copertura, ha ritenuto l'ufficio che quando la commissione ha detto all'ufficio, guarda, forse invece che rudere lo puoi classificare uno,
L'ufficio ha ritenuto che effettivamente ci siano le condizioni per classificarlo come uno. La richiesta del cittadino era due. L'ufficio aveva detto, ma parzialmente accolta, nel senso che secondo noi potrebbe essere rudere. La commissione aveva detto, no, più che rudere ci sembra da uno, perché comunque le parti Scusate, io non ho integrative. capito bene. L'ufficio non l'aveva accolta questa. No, L'aveva parzialmente accolta, nel ma senso quando che, me lo dite qual è l'osservazione da 98? allora, l'edificio, Banola poi mi corregge se sbaglio. Scusa Simone, è la 81, Riccardo. Ah. Non era schedata. Chiedevano di schedarla in Perfetto. due. Noi l'ufficio l'ha schedata come rudere, poi ne abbiamo parlato in commissione, la commissione proponeva uno e noi abbiamo accolto l'uno. Quindi il parere rimane sempre parzialmente accolto, però chiaramente è stato modificato rispetto a quello del registro delle osservazioni che voi già avete. A questo proposito, volevo chiedere una cosa che vale per questa e per tutte le altre osservazioni. Io proponevo alla Commissione, quando l'ufficio si adegua, diciamo, al parere della Commissione, di poter sostituire direttamente il parere che c'era nel registro che voi avete avuto all'inizio. Troverete chiaramente delle Certo, difficoltà, se siete d'accordo. sono d'accordo, Bene? certamente. Ok. Quindi Osservazioni? qui è un caso di riallineamento fra i due pareri, diciamo, fra l'istruttore dell'ufficio, che è più di un parere, l'istruttore dell'ufficio, e il parere della commissione. Ok? Allora, osservazione numero 98. Qui veniva chiesto dall'osservante che l'immobile fosse individuato e classificato come edificio di interesse ambientale 2. L'istruttore dell'ufficio era di non accoglimento. La commissione, vista la presenza al catasto di impianto dell'anno 1955 e le caratteristiche architettoniche dell'edificio, ritiene più congrua la classificazione del fabbricato in edificio di pregio architettonico 1. Questo era emerso nella discussione del 28 luglio in commissione, sempre in questa fase di discussione. Anche in questo caso l'ufficio ritiene che l'approfondimento istruttorio svolto in commissione sia utile ai fini di rivedere anche la propria istruttoria e quindi il parere non è più di non accoglimento ma di parziale accoglimento nel senso indicato dalla commissione, cioè di classificazione in uno dell'edificio in questione. E questa mi sembra che fosse pacifica già all'epoca, senza nessuna, insomma, discussione, via. C'era stato subito da parte dell'ufficio la presa in carico, ecco, del caso. Manola, non so se è da di qualcosa. Bene, No, no, è come dici te, infatti. procediamo. Allora, 136. Qui l'osservante aveva chiesto. Scusa un attimo Simone, ma là perché parzialmente accolta? Perché loro volevano un 2, Riccardo. Parzialmente accolta. Quindi gli abbiamo dato l'1, quindi parzialmente. Ma è giusto? Cioè, è una domanda la mia. Loro non chiedevano l'1, no? Loro Cioè, mi chiedevano il sembra uno 2. spirito di riflessione. Cioè, se loro chiedevano il 2, non è accolta. Noi poi Ma è abbiamo detto. parzialmente accolta. Perché adesso non è classificato, Riccardo, il fabbricato non è classificato. E loro chiedevano di Ah, è classificarlo come giusto, 2. volevo dire questo, mi sembrava Noi l'abbiamo classificato, ma 1. No, io parzialmente quando intendevo quando un'osservazione non è tutta accolta, ma una parte dell'osservazione è accolta. Qui Infatti, non, loro chiedono il 2. no, il fabbricato non è schedato e noi gliel'abbiamo schedato, quindi una parte è accolta perché non era schedato, gliel'abbiamo Ah, schedata. le Solo raccogliamo non nel è senso accolta che totalmente perché loro chiedevano il 2 e la commissione dice no, l'1. Ok. Volevo dire Allora, quella.
Ecco, no, quella dopo non è un parere cambiato, Simone. È in pratica la commissione che chiedeva di rivedere l'istruttoria. La commissione era d'accordo col parere, però riteneva, siccome nella osservazione era articolata su 3 punti e il parere istruttorio invece non era complessivo, allora la commissione chiedeva di rivedere il parere istruttorio, che è stato rivisto rispondendo punto per punto. Ecco, no, faccio per dire che non ci sono stati cambi di pareri. Ok, quindi diciamo, questo era uno di quei casi, l'osservazione della 136, in cui in realtà non c'era una divergenza di opinioni fra ufficio e commissione, ma la commissione si è limitata a chiedere all'ufficio, uso questa espressione solo per farmi capire, di scrivere in modo migliore, più articolato, la risposta al cittadino. Sì, è così. Ok, allora, osservazione 183. Qui il cittadino chiedeva la classificazione di un edificio come edificio di interesse ambientale. L'istruttoria dell'ufficio era stata di parziale accoglimento, nel senso di indicare una classificazione da rudere. La commissione invece aveva ritenuto che, diciamo, le caratteristiche dell'involucro dell'edificio potessero portare ad una classificazione in edificio di pregio architettonico 1 e diciamo, gli approfondimenti svolti in commissione hanno convinto anche l'ufficio, per cui il parere resta di parziale accoglimento, ma non nel senso della classificazione in rudere, ma nel senso della classificazione in uno. Quindi in modo, diciamo, analogo a quello che abbiamo visto poc'anzi per un'altra osservazione. Lo schema logico è sempre il solito. Vedete, anche qui. Chiedeva la stessa cosa l'osservante, fammi No, capire. l'osservante chiedeva 2. È uguale a quella che abbiamo visto prima, è diverso l'edificio, ma lo schema logico è sempre. Vado avanti, Presidente. Ma perché noi abbiamo riguardato? Cioè, non ho capito, perché l'ufficio che parere aveva dato, non mi ricordo bene questo. Rudere, Rudere. rudere, Ah, rudere. Rudere. Ok. Vi ricorderete che la commissione, a mio giudizio correttamente, fra l'altro, sugli edifici di una certa consistenza, ha preso, diciamo, l'indirizzo di dargli una classificazione da vero e proprio edificio, che consente maggiore, possibilità di riutilizzo del bene. Vi ricordate? Nel senso che rudere consente solo la ricostruzione entro ciò che è documentabile dal punto di vista storico, mentre la classificazione 1 consente anche un cambio d'uso del bene. Per cui la Commissione aveva preso questo indirizzo, quando gli edifici hanno una certa consistenza, come quello che abbiamo davanti a noi, si potessero classificarli come tali, poi 1, 2 a seconda delle caratteristiche, no? Diciamo di qualità architettonica e di pregio storico. E quindi vediamo gli effetti di quella discussione a cui si è allineato anche l'ufficio, e secondo me correttamente. Ok? Grazie. Allora, osservazione 234. Allora, qui veniva chiesto che un edificio non classificato venisse classificato come R1, edificio conosciuto come polveriera di Candal, dice l'osservante. Diciamo, l'istruttore dell'ufficio era stata di non accoglimento per una difficoltà di ricostruire i caratteri storici dell'edificio in ragione della mancanza di documentazione nell'osservazione.
La commissione aveva fatto una valutazione diversa, cioè aveva detto, ma in realtà si può dire, insomma, che questo edificio faccia parte di quel complesso di uffici ubicati nelle sponde del torrente Candalla, che, insomma, che ha una storicità. Per cui la commissione, almeno in quella fase di discussione, aveva ritenuto di valutare una classificazione di 1. L'ufficio, diciamo così, poi Emanuela è qui presente, eventualmente può correggere, integrare, insomma, ovviamente lo può fare sempre, può far sempre. L'ufficio, come dire, capisce quello che dice la commissione, ci mancherebbe, però su un piano, diciamo, rigorosamente, no, istruttorio, non se la sente di staccarsi dal proprio parere di non accoglimento, perché non c'è, diciamo, nell'osservazione, nella documentazione prodotta dall'osservante, non ci sono contributi conoscitivi che consentano di dimostrare i caratteri storici di quell'edificio. Cioè che quell'edificio, così come lo vediamo ora, abbia conservato dei tratti storici. E quindi, diciamo, sulla base, no, del tipo di istruttoria che è stata condotta dall'ufficio in questi casi, l'ufficio non se la sente modificare il proprio parere e quindi resta di non accoglimento. Vale per questa osservazione quello che abbiamo detto, per quella che abbiamo visto prima, non prima nel senso di quella prima, ma qualche osservazione fa, 2 o 3 osservazioni fa, cioè anche qui noi la commissione, insomma, non può chiedere all'ufficio, ovviamente, di cambiare il proprio parere. Sarà poi il momento del voto a determinare se la commissione esprime un parere diverso da quello dell'ufficio, come sembrerebbe dalla discussione che è stata fatta, oppure se invece i commissari alla fine decideranno, no, di allinearsi almeno a maggioranza al parere dell'ufficio. Quindi anche qui vale quello che si diceva prima: soltanto al momento del voto vedremo se c'è una divergenza o no di opinioni fra l'ufficio e la commissione. Parere ovviamente è legittimo quello della commissione, se fosse diverso, insomma, non c'è alcuna questione su questo. C'è qualcuno che chiede di intervenire su questo? Cioè, sì, io volevo dire una cosa. Noi, cioè, non so se mi ricordo bene, però per questo edificio, allora se mi ricordo, come l'accogliamo? Come uno o sbaglio? Uno. Cioè la discussione che la commissione aveva fatto era nella direzione di accoglierlo come uno. E perché, insomma, me lo ricordo anch'io, c'era tutta una discussione molto legata, come posso dire, alla conoscenza di ciascuno di voi del territorio, no? Per cui in realtà questo edificio esiste da molti anni, ha una sua valenza storica, eccetera. E l'ufficio, ora poi ripeto, Manuela è qui, se sbaglio qualcosa interviene lei senza problemi, ovviamente, ma l'ufficio ne fa una questione più squisitamente formale, cioè siccome l'ufficio non può affidarsi alla memoria soggettiva, ma deve affidarsi ai documenti, l'ufficio dice: io non me la sento di modificare il parere, perché nell'osservazione io non ho allegata all'osservazione documentazione che mi dimostri quell'edificio ha caratteristiche storiche, e siccome non posso dirlo dalla semplice fotografia, non me la sento di dire che va classificato come un edificio 1, perché dalla semplice documentazione fotografica non posso ricavare, dice l'ufficio, elementi di conoscenza tali da poterlo classificare 1. Poi è chiaro che questo è uno di quei casi, Riccardo, in cui, come dire, può darsi anche che il difetto stia appunto nella documentazione allegata all'osservazione, no? Cioè, se magari l'osservante avesse, non lo so, faccio dei ragionamenti astratti,
È anche possibile che se l'osservante avesse allegato della documentazione più pregnante, magari anche l'ufficio si sarebbe convinto della storicità. Però l'ufficio non si sente di fare un'istruttoria sulla storicità dell'edificio perché non ha gli elementi per farla. Ecco, questo è il punto. Quindi liberi i commissari sulla base, diciamo, no, del loro patrimonio anche di conoscenze, di votare in coscienza, come posso dire. Però non si può chiedere all'ufficio di, cioè l'ufficio non se la sente di cambiare istruttoria. Infatti ho fatto questo intervento perché non mi ricordo su che base noi dicemmo che era storico. Devo essere sincero, non lo ricordo. Noi si disse che era storico sulla base del fatto che apparteneva a quel sistema, al sistema degli opifici dell'Lombricese, non tanto sull'evidenza del trasformato, insomma, di come è ora, no? E si fece un ragionamento di questo tipo, se va classificato, se non va classificato, in quanto storico. Dopodiché, poi dopo c'era. Jacopo, più che altro Sì? nella memoria collettiva qui era presente un'antica polveriera, di cui però, e quindi diciamo nella memoria collettiva, Forse tant'è che c'è Graziano anche, lo dice, c'è anche, Graziano della polveriera. sì, e c'è anche un toponimo peraltro che lo ricorda. Di fatto però qual è il problema? Che probabilmente storicamente ci sarà anche stata e c'è stata. Ma oggi quello che noi riscontriamo sia in termini documentali, cioè sui dati che noi possiamo consultare dal geoscopio regionale, eccetera, no, questa testimonianza non è più tracciata. E in più la foto non ci aiuta, come dire, in nessun modo, no, a qualificarla come di interesse storico. E quindi, d'altronde, in assenza, diciamo, né di un'evidenza oggettiva della foto, né di una documentazione storica, il fatto che ci sia un toponimo e una memoria, probabilmente anche veritiera, no? Cioè sicuramente veritiera, ma che poi magari è stato già completamente trasformato, no? Quel sedime storico, no? Nel tempo, non ci consente oggi di classificarlo. Tant'è che l'alternativa che davamo noi al più era peraltro premiandolo, perché avrebbe potuto poi è di dargli recente, perché recente, voglio dire, si dà, cioè quindi di lasciarlo com'è, nella condizione in cui in cartografia è rappresentato. Ecco, Ma tutto qui. infatti, vedi, Fabrizio, hai detto una cosa giusta, perché ecco, ora, riguardandola, cioè, mi viene qualche dubbio, no? Non lo so, se c'era qualcosa, o eri te, Alberto, che l'avevi trovata da qualche parte. Mi ricordo. Perché si è detto c'era una polveriera? Qualcuno l'ha detto, ma c'era. Comunque, nella scheda che avete, diciamo, a vostra disposizione, trovate anche un riferimento a quando la commissione l'ha discussa, no? Ed era la commissione del 23 luglio, per cui può anche essere utile su queste, ve lo do come suggerimento banale, no? E prima di esprimere il voto andiate anche a rivedere, no, la discussione che è stata fatta, insomma, perché poi, come dice Riccardo, se ne sono fatte tante di commissioni. E la memoria può non essere precisa, però la discussione era più o meno nei termini in cui l'ha riportata Fabrizio, eh? Cioè, Infatti. c'era chi puntava appunto su una specie di memoria collettiva del fatto Sì, che ci fosse. tra l'altro riconosciuta anche dall'osservante che nella sintesi della richiesta, ce l'abbiamo anche in questo prospetto qui che ci è stato mandato, Forse se l'ha visto lì. c'è scritto proprio, storicamente il fabbricato faceva parte del complesso conosciuto come polveriera di Candalla. Era usato come deposito di polveri da sparo che vi si producevano. Va bene, ma mi pare non ci sia nulla da dire. Perlomeno per me, io non ho nulla da dire. Ok, allora vado avanti. Osservazione 264. Qui è uno di quei casi in cui la commissione era d'accordo con il parere istruttorio, ma proponeva di integrarlo con delle indicazioni più puntuali sul foglio e sul mappale del fabbricato riclassificato ai fini della sua individuazione. Cioè, qui è un caso di parziale accoglimento. La commissione era d'accordo con l'ufficio e chiedeva soltanto, però, visto che è parziale l'accoglimento, di individuare bene il fabbricato, insomma, che veniva
su cui veniva accolta l'osservazione. Quindi niente, l'ufficio ha riformulato il proprio parere indicando gli estremi catastali. Tra l'altro vedete mappale 60, nel foglio di mappale numero 61, mappale numero 959, eccetera. Insomma, è stato indicato puntualmente qual è l'edificio oggetto di accoglimento. Naturalmente Manola, intervieni quando vuoi, nel caso in cui... Sì, questa è semplicemente una precisazione del foglio mappale, no? Il parere era condiviso anche dalla commissione. E ho fatto vedere l'esito istruttorio corretto. Sì, venne okay. Fuori dalla discussione che c'era questa necessità di chiarimento stante la natura sì, e no, la sì. disposizione dei fabbricati, sì. Sì. Ok, poi osservazione 325. Ma qui era proprio una questione formale, nel senso una sciocchezza. Che la commissione aveva rilevato che non tornava, diciamo, il testo perché era scritto e si propone di modificare la classificazione, mentre invece loro chiedevano la classificazione, quindi si propone la classificazione. È stato eliminato di modificare. Sì, chiaramente essendo un edificio non classificato, non si modifica la classificazione, ma lo si classifica. Diciamo, è un problema soltanto di italiano. Ok, osservazione 365. Anche qui, Simone, va tutto bene, la commissione era d'accordo con noi, solo che chiedeva di rivedere la sintesi ritenendola non corretta, perché era stato un pochino sintetizzato. E allora io ho riportato l'intera osservazione, che trasferirei sul che andrebbe a sostituire la richiesta, insomma. È proprio papale papale quello che hanno presentato i cittadini. Il parere rimane invariato. Quindi per sintesi, Manola, i cittadini qui chiedevano che cosa? Il cittadino, no? I cittadini. Sì, il cittadino, richiedente. La modifica della schedatura dall'attuale okay. a edificio di interesse ambientale 2 e noi l'avevamo parzialmente accolta dandogli l'1, ma la commissione era d'accordo, non è che okay. però aveva rilevato qualche membro, non mi ricordo chi, insomma non gli tornava la sintesi, no? dell'osservazione, no? non gli sembrava che riportasse in modo completo quanto richiesto e allora io l'ho scritta tutta. Dell'osservazione, non della valutazione, va bene, ok. Sì, è solo l'osservazione. Allora, osservazione 408. Allora, qui il cittadino chiedeva di inserire nella configurazione planimetrica un mappale in più, in quanto l'area indicata costituisce un'unica proprietà omogenea. E poi chiedeva, viste le caratteristiche morfologiche a seguito del condono edilizio, si chiede il cambio di classificazione da E3 a 2. Da E3, scusate, simbolo 1, quindi edifici di valore storico, architettonico, a 2, insediamenti di valore ambientale. La commissione del 5 agosto proponeva di accogliere l'osservazione, ma fatto salvo la verifica di alcuni approfondimenti istruttori. La commissione dell'11 agosto, alla luce della documentazione, diciamo, ulteriore che è stato possibile valutare, propone di non accogliere l'osservazione e di accoglierla soltanto per la parte riguardante l'ampliamento della risede.
quindi non per la parte, diciamo, della classificazione. E quindi parere dell'ufficio ha ritenuto di allinearsi a questa indicazione della commissione, che quindi è niente nuova classificazione dell'edificio, ma invece accoglimento per l'estensione della riserva. Il parere istruttore dell'ufficio si è allineato a questi approfondimenti istruttori, il cui esito, diciamo, è nella commissione dell'11 agosto. Non so se Manola vuoi aggiungere qualcosa. Scusa, parlavo un attimo con Roberto. No, No, dicevo diciamo che qui alla fine la Commissione aveva detto va bene l'ampliamento della sede, ma non siamo d'accordo sulla nuova sulla classificazione nuova dell'edificio. classificazione. Quindi viene confermata la classificazione preesistente. Ma ampliata la sede e Sì. l'ufficio si è allineato, diciamo, a questa opinione Sì. della Commissione, Quindi è giusto? stato, come dire, modificata il parere perché è stato articolato, mentre nel primo parere non era articolato secondo i punti richiesti ed era accolta, quindi qui l'abbiamo riguardata tutta e quindi è parzialmente accolta perché accogliamo il punto 1, l'allargamento della resede, è accitata quindi nell'istruttoria, mentre per il punto 2 sulla base della documentazione prodotta si conferma che l'edificio originario ha mantenuto le caratteristiche morfotipologiche coerenti con la classificazione attribuita. E quindi ecco, è stato come dire, integrato il parere. Bene, tutto chiaro per me? C'è qualcuno che chiede di intervenire? No, non ho interventi. 467. Allora, il cittadino chiedeva di passare da una classificazione 2 a una considerazione di edificio recente con destinazione residenziale. La commissione ha ritenuto, nella fase di discussione, che invece ci fossero tutte le condizioni per confermare la classificazione di 2. Che è ritenuta coerente con i caratteri morfotipologici del complesso. Inizialmente l'ufficio invece aveva parzialmente accolto l'osservazione. Alla luce degli approfondimenti istruttori che sono stati svolti in commissione nelle sedute del 26 luglio e dell'11 agosto, l'ufficio ritiene di potersi tranquillamente allineare l'opinione della Commissione e quindi di non accogliere l'osservazione e mantenere la classificazione 2 già prevista in sede di adozione in linea con quello che ha ritenuto la Commissione nella fase di discussione. Bene. Interventi? No. Avanti. Poi la 509, il cittadino chiedeva di modificare la schedatura da 1 a 2. L'istruttore dell'ufficio era stata di parziale accoglimento, mentre la commissione aveva valutato che, essendo stato mantenuto gran parte del piano volumetrico originario, poiché il crollo risulta limitato ad una porzione angolare, ci fossero le condizioni per confermare la classificazione di edificio 1, cioè di pregio architettonico, che appariva alla commissione la più idonea. L'ufficio ritiene, alla luce degli approfondimenti svolti in commissione, di potersi adeguare, diciamo, a quello che è emerso in quella fase di discussione e quindi l'istruttoria diventa di non accoglimento, cioè di conferma della classificazione 1. Scusa, Antonella, mi puoi far vedere la foto della 509?
Allora, il parziale accoglimento, non l'ho detto, era nel senso di accoglierla come rudere, mentre qui, diciamo, è la terza, no, che vediamo di questa natura. Vi ricordate, la Commissione ha preso un indirizzo che è quello di dire, ma insomma, quando gran parte dell'edificio è esistente, classifichiamolo come edificio, in modo tale che le possibilità di riutilizzo siano maggiori. E quindi, niente, l'ufficio questa linea interpretativa la condivide sostanzialmente, e si è allineato, insomma, ovviamente quando c'erano le caratteristiche di cui stiamo parlando, cioè l'esistenza di gran parte dell'edificio dal punto di vista planimetrico. Ok? Me la rispieghi? Cioè, noi questa come l'abbiamo prevista? Come l'abbiamo approvata? È come quella, oddio, è leggermente diversa per carità, nel senso che qui si partiva da una schedatura di uno e l'edificio chiedeva, scusa, il cittadino chiedeva che venisse schedato come due. L'ufficio aveva parzialmente accolto l'osservazione dicendo classifichiamolo come rudere. In realtà, se vi ricordate, ora se la memoria non mi inganna, su questa fattispecie in particolare, non so se era questo il dubbio, ma su questa fattispecie io avevo sollevato un problema, proprio io, cioè in realtà passarlo da uno a rudere era peggiorativo per il cittadino, no? Quindi avevo posto anche dei dubbi dal punto di vista della possibilità stessa di fronte a un cittadino che ti chiede di passare da uno a due, di dargli rudere, perché rudere è qualcosa di meno che uno. Almeno nella maggior parte dei No, casi. no, no, ecco, mi ricordo, noi l'abbiamo classificato come uno. Noi abbiamo detto manteniamo uno, nel Manteniamo uno, senso sono che d'accordo. manteniamo uno nel senso che comunque questo, a parte una parte appunto angolare, per il resto è un edificio integro, per cui Sono d'accordo. l'ufficio ha ritenuto di allinearsi. Allora, osservazione 549. Ecco, qui diciamo la cosa è più semplice e più complicata al tempo stesso. Vi ricordate tutti i ruderi di Candalla? Noi avevamo chiesto una scheda norma, cioè di non, come dire, Fare di un piano non. particolareggiato, se mi ricordo, No, no? non la scheda norma, non la scheda norma, Un Simone. piano. Sul piano, se non ti ricordi, è stato evidenziato con un retino particolare dove ci sarà una disciplina di un piano particolareggiato, ma non una scheda norma. Mi correggo, mi correggo, mi correggo. Non una scheda norma, ma una previsione specifica Esatto. che io direi che potremmo fare illustrare a Fabrizio Cinqui. Fabrizio. No, la previsione specifica, non so se vi è stato mandato il testo delle normative, delle norme integrato, prevede appunto di mettere un perimetro sulla carta alle aree, diciamo, che riguardano, diciamo, questi edifici lungo il Candalla, e poi abbiamo aggiunto appunto una categoria alla disciplina del patrimonio edilizio esistente che abbiamo chiamato a edifici abbandonati allo stato di rudere in aree marginali e sensibili. Peraltro questo ha il vantaggio che, essendo una categoria, un domani potrebbe essere anche riutilizzata qualora venisse fuori problematiche, a cui abbiamo associato proprio una norma specifica che prevede la formazione di un piano di recupero. La norma infatti è quindi generale, è nelle norme generali, non è una scheda norma, e dice per gli edifici eccetera eccetera posti nel territorio rurale il cui contesto territoriale è definito e perimetrato con una specifica simbologia, quindi ci si ritrova una perimetrazione in carta, il PO prevede la formazione di uno o più piani di recupero di iniziativa pubblica o privata. Quindi abbiamo lasciato anche la doppia possibilità, cioè la possibilità che lo faccia il privato, ma qualora, diciamo, il privato sia acquiescente, il comune, qualora lo ritenga opportuno, potrebbe anche avviarlo in maniera pubblica, mediante il quale sono definite le modalità di recupero e riutilizzazione di edifici. In particolare, i piani di recupero sono tenuti a, e c'è, diciamo, un elenco di operazioni, diciamo, che deve fare il piano di recupero
in cui ovviamente la prima parte è conoscitiva, cioè rilevare in dettaglio tutti gli edifici secondo le consistenze fisiche, tipologiche e di qualità, e poi quindi attribuire attraverso le indagini una classificazione simile o omologa a quella del piano operativo, quindi in edifici di valore monumentale, architettonico, allo stato di rudere, eccetera, con cui quindi si definisce una disciplina di recupero. Ora, la norma è anche un pochino lunghina, chi vuole la va a vedere perché è stato un elemento che è introdotto proprio come fattispecie all'articolo 47. Ovviamente questo ha anche il vantaggio che tutto l'intervento nella sua complessità ritornerà dal Consiglio Comunale, è sottoposta a una valutazione di fattibilità, essendo diciamo vicina all'alveo fluviale, molti edifici anzi sono sfruttando l'acqua del torrente, potrebbero avere anche problemi di fragilità idraulica, eccetera. Tutte queste, diciamo, problematiche anche di natura geologica e idraulica potranno essere affrontate a maggior dettaglio dentro il piano attuativo. In questa maniera, diciamo, gli si dà quella flessibilità necessaria per distinguere con più attenzione cosa è effettivamente recuperabile e cosa non è effettivamente recuperabile, e con quali modalità, diciamo, costruire una classificazione e poi quindi procedere diciamo, alla sua attuazione. Nelle cose che chiediamo anche di fare c'è anche tutta la verifica della presenza di urbanizzazioni primarie e secondarie, perché il problema che molti di questi edifici, alcuni sono accessibili, altri ormai non lo sono più, e quindi ovviamente si dà anche indicazioni su come debba essere prima di tutto valutato il recupero prioritario di quegli edifici che hanno già, diciamo, la possibilità di essere facilmente equipaggiabili in termini di urbanizzazione rispetto a quelli che non ci sono. E in più, già che c'eravamo, visto che lì alcuni di questi edifici erano vecchi opifici, centraline elettriche, eccetera, eccetera, abbiamo anche detto che laddove fosse possibile, cioè, il piano di recupero potrebbe anche individuare tecnologie a basso impatto energetico, efficienti, cioè che riattivino anche potenzialità di natura funzionale che questi edifici storicamente avevano per funzioni, per esempio la produzione di energia, no? Col micro idroelettrico, eccetera. È chiaro che tutto questo lo possiamo fare proprio perché rimandiamo un piano di recupero. L'unica cosa che diciamo è che comunque è esclusa la possibilità di realizzare nuove tracciati viari e nuove viabilità carrabili. Quindi il recupero potrà avvenire sì, risistemando, facendo anche pezzi di fognatura nuova, diciamo, elettrodotto, cioè tutto quello che serve per fornire l'edificio, ma l'accessibilità si fa attraverso i sentieri, le strade esistenti, senza aggiungere nuove infrastrutture. Questo ovviamente anche perché altrimenti avremmo dovuto copianificarlo, ma poi in realtà ci sembra che quel contesto lì poco si adatti. Siamo dentro una forra, quindi in una condizione orogeografica molto particolare, anche con elementi di fragilità geomorfologica molto importanti, quindi evitare di andare a inserire infrastrutture che potrebbero essere gravose, diciamo, degli elementi di vulnerabilità geomorfologica. Ecco, questo è un po' il quadro. In questa maniera, quindi, ottemperiamo peraltro la richiesta del privato, che in qualche maniera voleva uno strumento che lo mettesse in condizione, diciamo, di tentarne il recupero. Interventi? Ma io, intanto l'osservazione per me accolta no, cioè io sono, lo dico subito, cioè facciamo un piano particolareggiato ma non in questo momento qui, no? Cioè per me mi sembra una forzatura accogliere questa osservazione. Cioè non lo so, da parzialmente accolta la trovo qui, il parere diventa accolta. Ma te ne fai un problema formale, Riccardo, o No, le faccio un sostanziale? problema che non mi sembra. Cioè, tu Cioè, dici la accolto. soluzione che abbiamo individuato è di parziale accoglimento e non di accoglimento? Ma per me sì, tanto, perché No, lui chiede più vabbè, questo, qualcosa. di questo se No, ne ma può poi. ragionare. No, ma io rinvierei veramente tutto questo. Io non mi convince questo parziale accoglimento, perché lì è un'area molto delicata. Andare a prevedere quello che chiede lui, lo vedo, non, lì ci va fatto veramente uno studio, secondo me. Ma è quello che gli diciamo di fare, Riccardo. No, gliel'accoglie l'osservazione, se mi si scrive accolta,
Riccardo, però scusa, leggi nello schema che ci è stato inviato, leggi l'ultima colonna relativa Nello all'osservazione schema, scusa, Ria, non ho che ci è capito. stato inviato, nello schema di Word che ci è stato inviato, quello che riferisce delle osservazioni che stiamo trattando oggi, l'ultima colonna dell'osservazione 509, più 49, 549. 49, 49. Ti dice quella che potrebbe essere, che è proposta essere la norma che riguarda questi fabbricati. C'è proprio una colonna intera marcata di giallo. Eh sì, l'ho vista, infatti non ho avuto tempo di leggerla questa colonna. Leggi, leggiamo. Leggiamo, leggila, vai. Non leggiamo. Posso, Jacopo, Jacopo, posso dare un contributo che forse può aiutare a chiarire le cose, nel senso che provo a semplificare molto, magari mi perdo qualcosa, ma forse può aiutare. Allora, sostanzialmente, Riccardo, in questa norma che Fabrizio ha scritto molto bene, come diciamo è nelle sue corde, però gli aspetti di sostanza sono due, se la posso proprio ridurre all'osso. La prima è che devono fare uno studio molto molto attento su tutto il sistema di valori che esiste lì, sia dal punto di vista architettonico sia dal punto di vista ambientale, ok? Poi devono proporre un quadro progettuale. Ma il quadro progettuale, dice la norma, si deve muovere intorno a tre categorie di interventi, che sono quelli che si fanno negli edifici monumentali, cioè gli edifici di massimo pregio che abbiamo sul territorio, le ville storiche, quelle che spesso hanno anche un vincolo monumentale dalla sovrintendenza. Quelli di pregio architettonico, cioè Riccardo, gli edifici 1 e i ruderi, cioè quelli che è possibile ricostruire sulla base di una documentazione storica. Cioè, tradotto, poi se Fabrizio, se dico delle sciocchezze, mi interrompi e mi dici, insomma, mi correggi. Tradotto, noi gli stiamo dicendo: fate tutto il quadro propositivo progettuale che volete, ma non si esce di lì. Cioè, per essere chiari, Riccardo, si fanno degli interventi di recupero, ma non si amplia nulla. Non si amplia nulla, ok? Quindi il tutto sotto l'egida del Consiglio Comunale. Quindi, secondo me, stiamo facendo esattamente quello che era venuto fuori dalla discussione della Commissione. Cioè, stiamo dicendo, noi abbiamo bisogno di un piano particolareggiato che individui bene il sistema dei valori da tutelare e che consenta soltanto interventi di recupero di quei volumi, senza che questi volumi possano trasformarsi generando nuovo consumo di suolo o forme di urbanizzazione. Tant'è che il massimo che loro possono fare è uno, ok? Delle tre categorie, M, R e 1, quella diciamo che ti dà più margini è tendenzialmente l'uno, o l'R, ma l'R devi dimostrare, no, che c'è una documentazione storica per cui l'edificio era in un certo modo e te lo ricostruisci com'era. Quindi è una norma molto restrittiva, giustamente molto restrittiva, che in ogni caso passa da un piano di recupero. Fabrizio, mi sbaglio da qualche parte? No, 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 esattamente così. No, io devo essere, non l'ho letto ora, onestamente, non ho avuto tempo in questi periodi qui, sono stato un po' impegnato, quindi ora Jacopo mi ha fatto vedere, insomma, tutta, e te me l'hai illustrata, se è così va bene, però dopo la voglio rivedere bene, ci voglio Ok. mettere. Volevo fare una domanda invece a Fabrizio, a te questa. Allora, la perimetrazione, perché c'è associata una perimetrazione a questo punto, no? All'area in questione. È quella richiesta, cioè, No, non è quella richiesta da loro perché loro hanno una superficie enorme, cioè sono proprietari di quasi mezzo Montefrana, appunto. quindi noi l'abbiamo Infatti il circoscritta problema è alle anche quello. Io mi ricordo che c'era no, anche quel problema lì. noi l'abbiamo circoscritta, diciamo, a una fascia lungo il fiume, diciamo, lungo il torrente, perché E loro comunque hanno. è tutta di loro proprietà quella fascia lì Sì, dove insistono sì. quegli Ho insediamenti. capito, ma allora accolta, no, per me non è accolta, è parzialmente accolta, scusa. Sì, su questo forse anch'io chiedo all'ufficio di metterci testa, nel senso che non so, ora io non mi ricordo la richiesta originaria, il testo diciamo esatto della richiesta originaria, però
Però forse sì, è più un parziale accoglimento, nel senso che stiamo facendo una cosa molto, come posso dire, legata a un'iniziativa nostra più che dell'osservante, no? Cioè, non ci chiedevano un piano di recupero, credo. Però ecco, lì, Riccardo, è un aspetto formale, non sostanziale. Ah, però lui, siccome ti chiedeva anche la schedatura, dice, degli edifici allo stato di rudere compresi nella proprietà della società, come riportate, non era facile farlo, perché era... lui ti chiedeva tutta una perimetrazione. Sì, forse è più da parziale accoglimento, sono d'accordo. Sì, sì, avete ragione, ho riletto velocemente il testo dell'osservazione presentata, avete ragione. Allora lo correggo direttamente, va bene, parzialmente accolta. Sì. Pronto? No, oh. Hai acceso il microfono, Riccardo. Riccardo, microfono. Alla svelta. Allora, siamo arrivati. Cioè, gli altri commissari nel frattempo hanno detto qualcosa? 549, siamo. No, Alberto e Graziano? No. Allora, osservazione 551. Allora, aspettate un attimo. Fa in fretta però, Riccardo, giù. Bene, ci siamo. 551. Allora, il cittadino chiedeva di classificare un edificio come due invece che come uno. E l'ufficio in una prima fase aveva ritenuto che ci fossero caratteristiche di accoglimento, dopodiché all'esame più attento della commissione è venuto fuori che all'avviso della commissione l'edificio avesse caratteristiche morfotipologiche invece coerenti con la classificazione attribuita in sede di adozione. E l'ufficio, insomma, alla luce di questo supplemento di valutazione di istruttorio fatto dalla commissione, ha ritenuto di aderire al parere della commissione, per cui la proposta finale del servizio è di non accoglimento e quindi di mantenimento della classificazione 1. Evidentemente questo era uno di quei casi, no, borderline, sui quali poi, insomma, la commissione si è espressa e anche l'ufficio ha ritenuto che fosse la scelta più corretta. Osservazioni dei commissari?
Eravamo tutti d'accordo, su questo mi ricordo. Bene. Bene, Quale sarebbe il problema di questo? No, no, Graziano, semplicemente la Commissione aveva ritenuto che questo abbia le caratteristiche dell'uno, insomma, per il pregio che ha. Lì per lì l'ufficio aveva accolto, diciamo, l'osservazione come due, accolto, fatto un'istruttoria di accoglimento, e poi invece, alla luce, insomma, del supplemento di riflessione che è stata fatta, stato fatto in commissione, anche l'ufficio ritiene che sia corretto classificarlo uno. D'altra parte, questo è l'esito, no, di quella discussione molto approfondita che abbiamo avuto, volta, insomma, a individuare bene, nei limiti, diciamo, del possibile, no, il confine fra uno e due, che a volte è più semplice da riconoscere, altre volte è un pochino più complicato. Però, insomma, ricorda bene Jacopo, anch'io ricordo la stessa cosa, su questo eravate tutti d'accordo, perché gli elementi, diciamo, di valore dell'uno sono nettamente preponderanti rispetto a quelli, diciamo, di trasformazione. Si può andare, direi. Allora, 610. Anche qui è un caso di quelli in cui inizialmente l'ufficio aveva espresso riteneva di poter Aveva 88, Roger. passare da 1 a 2. Poi invece la commissione ha ritenuto che tutti gli edifici oggetto di questa osservazione abbiano le caratteristiche dell'1 e l'ufficio ha ritenuto che alla fine l'approfondimento svolto dalla commissione fosse un approfondimento, diciamo, corretto. Quindi in buona sostanza questo è un complesso tutto da uno. Manola? Sì, tutto da uno, infatti. Cioè questo l'avevamo segnalato noi commissari, vero o no? Sì, no, noi come ufficio proponevamo di accogliere l'osservazione parzialmente solo per un fabbricatino lungo la strada. Poi l'abbiamo rivisto in commissione, ne abbiamo parlato e abbiamo ritenuto, e l'ufficio condivide il parere della commissione, che abbiano tutti, insomma, le caratteristiche per confermare la classificazione attribuita in fase di adozione. Bene. Quindi cambia Osservazioni? parere, da parzialmente diventa non accolta. Ci sono interventi da parte dei commissari? Simone, la vedo Si è scollegato. scollegato Simone? Lo vedo, eccolo, rieccolo. Forse ho sbagliato a toccare qualcosa. Simone, ci sei? Sì. Sì, mi sono dovuto scollegare perché avevo un problema, mi sono ricollegato su. Sì, mi pare non ci siano interventi da parte dei commissari su questo. Procediamo con l'ultima. Il microfono staccato, Simone, 614. Allora, 614. L'osservante segnala l'incompleta classificazione di un fabbricato indicato nel PO come RA ma privo di numerazione. Poi dice: nel regolamento urbanistico è classificato come R3, chiedo la classificazione dell'edificio RA2, quindi di interesse ambientale. Diciamo, l'istruttore dell'ufficio era di parziale accoglimento nel senso di classificarlo più correttamente perché RA non basta, ma di individuarlo come uno,
Poi invece la commissione ha svolto degli approfondimenti e ha ritenuto che fosse corretta la classificazione di edificio come 2, quindi in linea con quello che aveva chiesto l'osservante. E l'ufficio, alla luce dell'approfondimento istruttorio svolto in commissione, ritiene di poter aderire a quel tipo di valutazione e quindi adegua il proprio parere istruttorio ad un accoglimento totale in linea con quello che aveva valutato la commissione come RA2. Sì, questa me la ricordo bene, mi ricordo che insomma avevamo ragionato parecchio con anche della documentazione sulle trasformazioni subite dall'edificio. Interventi dei commissari? No. Bene, quindi questa parte si può considerare esaurita. Allora, a questo punto, se non ci sono interventi... Presidente, sì? No, io vi volevo proporre un ordine dei lavori. Allora, la prima cosa che vi volevo proporre, però va fatta una verifica con il sindaco e possiamo anche farla, diciamo, ora, nel senso che possiamo provare a chiamarlo. La prima cosa che vi volevo proporre è di usare, scusate l'espressione infelice, ma di utilizzare il tempo che abbiamo della commissione di mercoledì, che è un tempo ridotto perché ricordo che Riccardo ci ha segnalato che ha un impegno di carattere medico alle 5 e anch'io tra l'altro avrei un'esigenza di collegarmi un po' dopo perché... mi hanno fissato la riunione del lato rifiuti a cui partecipo normalmente io e quindi c'è un problema di ubiquità che è persino possibile con gli strumenti informatici, ma insomma non garantisce... Non consigliabile, secondo di cosa si parla. Non consigliabile, esatto, perché si rischia di fare due cose fatte male. Allora io proporrei una posticipazione della convocazione alle 3:30 o alle 4. E proporrei di dedicarla soltanto, quella commissione, all'emendamento che il sindaco voleva proporre per quello che riguarda la Villa Cavanis, che credo che nel frattempo sia stato predisposto e quindi se l'ufficio non mi smentisce possa essere anche inviato, insomma, ai commissari anche domattina, insomma, senza problemi, in modo tale che magari quella commissione dove Riccardo era l'esigenza di andare via per un impegno medico e io ho l'esigenza di collegarmi un po' dopo per quest'altra concomitanza si possa dedicare eventualmente a questo emendamento che comunque merita una riflessione, diciamo, a parte. E poi vi suggerirei, compatibilmente Manola con le esigenze dell'ufficio, di rifissare altre due commissioni, una per l'esame delle osservazioni sulle schede norma che sono rimaste in sospese e una per le norme di carattere generale, così abbiamo anche il tempo di rileggercele. Io userò le vacanze di Natale per rileggermi il piano operativo, che è il caso, insomma, di rileggerselo. Parlo delle norme di carattere generale. Quindi io vi suggerirei questo schema di lavoro. Dopodiché, se altre due commissioni, oltre quella di mercoledì, sono sufficienti a chiudere questa parte, avremo una commissione dove voteremo le singole osservazioni, cristallizzando in quel momento la volontà della commissione. Chiaramente lì si deve fare osservazione per osservazione, voglio tranquillizzare tutti i commissari, con la richiesta semplicemente di segnarvi voi, no? Quelle dove ci sono dei voti di astensione o di contrarietà, nel senso che magari no, si procede così, osservazione numero 1, ci sono contrari, ci sono astenuti, no, osservazione numero 2, no, fermi, ok, questa potrebbe essere, diciamo, la modalità. Poi, dopo quella commissione, quella dove si vota ogni singola osservazione, ci sarà una commissione finale, ma più a ridosso del Consiglio Comunale, con tutta la documentazione completa e anche con la proposta di delibera, sulla quale la commissione dovrà esprimere un parere di sintesi, no? Cioè ci sarà anche un parere sulla proposta di delibera che va in Consiglio Comunale, perché formalmente lo dobbiamo fare, anche se poi in realtà
si delibera sulle singole osservazioni in consiglio comunale, però formalmente c'è una delibera sulla quale la commissione si deve esprimere. Ma questo, diciamo, è un aspetto più formale, perché in realtà la sostanza è quella del parere sulle osservazioni, che dobbiamo rimandare a quando l'ufficio è in grado, no, diciamo, di produrre la documentazione, quella che poi va in consiglio comunale. Non so se sono stato chiaro e se può essere condivisibile questo ordine dei lavori. Grazie, sì, direi di sì, nel senso che mi sembra Scusa, che di lì. volevo dire una cosa alla commissione. In realtà ci sarebbe anche da far rivedere alla commissione anche le modifiche cartografiche, se le volete ricontrollare, capito? C'è anche questo, quindi E su questo ci state ancora stiamo lavorando? lavorando, noi stiamo lavorando sulle schede norme e sulle modifiche cartografiche, però sono più pescolose e abbiamo bisogno di completarle, insomma, ci stiamo lavorando tutti Sì, ma no, insieme. l'ha già che ho preso la parola, ascolta, quelle osservazioni invece il cui parere era di natura tecnica e dovuto a quelle considerazioni geologiche, idrauliche che interessavano alla Costa, sono disponibili, insomma, si Va vedono, bene, si riprogrammano, ecco. sì. Allora, lì ho fatto un approfondimento io, insieme all'ufficio, io intendo dire anche io, scusate l'espressione infelice, ho approfondito la cosa assieme a Manola. Quindi Manola è qui, Manola, se dico qualche cosa che non ti torna, mi correggi. Allora, in realtà abbiamo appurato con Allagosta che la modifica del quadro di pericolosità idraulica, correggetemi se sbaglio, Manola, è sempre possibile nell'ambito di un procedimento che viene istruito dall'ente competente alla gestione di questo tipo di rischio. Ok? Per cui Allagosta vuole proporre l'introduzione di una norma che sostanzialmente rende automatico questo recepimento, cioè laddove all'esito positivo dell'istruttoria svolta dall'ente competente venga fuori che il quadro di pericolosità si può modificare, in automatico si cambiano le carte. Ok? Questo come procedimento che è sempre possibile anche al di fuori del piano operativo. Per cui noi abbiamo correttamente inviato le osservazioni all'autorità preposta, però in realtà ne nasce un procedimento che è estraneo al piano operativo e che è estraneo alla sovranità del Comune. E quindi noi vogliamo chiarirlo dal punto di vista normativo. Cioè il cambiamento del quadro della pericolosità è possibile fuori dal piano operativo con un recepimento automatico del piano operativo. Manola, correggimi se sbaglio, Fabrizio, anche te. In realtà la norma c'è già nel piano. Il problema infatti è questo, che noi non possiamo cambiare il quadro di pericolosità, perché il soggetto che cambia il quadro di pericolosità è l'autorità di distretto di concerto con il Genio Civile. Quindi è lo stesso piano di bacino, piano di rischio alluvioni e il vecchio piano di assetto idrogeologico, che ha la sua procedura con cui chiunque in qualsiasi momento, sulla base di approfondimenti di indagine, può richiedere la variazione della la previsione del piano. In automatico poi noi abbiamo una norma che prevede che la variazione del piano sovraordinato dentro il piano operativo avviene in automatico come un aggiornamento di quadro conoscitivo, no? Quindi con la norma con cui noi aggiorniamo il quadro conoscitivo. Questo è il meccanismo, diciamo, con cui che dovrebbe essere individuato. Quindi la risposta che verrà data alle osservazioni è che non compete, diciamo, a questa fase del procedimento la possibilità di modificare il quadro di pericolosità, perché ci sono già gli strumenti, diciamo, regolamentari e pianificatori sovraordinati che stabiliscono le modalità con cui questo può avvenire. Ecco, questo è il meccanismo. Dopodiché il piano Ecco, però. No, operativo ha la non ti sua volevo modalità interrompere, di Fabrizio. recepimento. Fine. Ho finito. No, volevo soltanto aggiungere, ma non ti pensavo tu avessi finito, Fabrizio, non ti volevo interrompere. Volevo soltanto aggiungere che detto questo, però, loro
le osservazioni le stanno istruendo, Sì, cioè, diranno comunque dove è comunque condiviso, cioè diranno laddove, diciamo, comunque rispetto a una valutazione di natura tecnica possono essere anche condivisibili o dove non lo sono, ma in termini più generali, scientifici, direi, di orientamento, ma non potendo modificare il piano, anche perché in realtà noi, questo ve lo dico perché l'abbiamo anche appurato proprio in questi giorni, quando arriveremo alla delibera di approvazione approveremo le controdeduzioni e le osservazioni, ma in automatico voi prenderete atto del parere motivato dell'autorità competente in materia di VAS, che potrebbe comunque modificare il piano in qualche parte, cioè ci può essere che l'autorità competente ci dica guardate la norma X piuttosto che la carta Y va così modificata. Stessa cosa vale per il genio civile, quando nel momento in cui il genio civile ci esprimerà il parere in via definitiva, lo stesso genio civile potrebbe in ultimo segnalarci che la previsione Y piuttosto che la norma Z debba essere modificata per rendere coerente col quadro sovraordinato, ma lì noi a quel punto, noi quando dico noi dico il Consiglio Comunale, possiamo fare solo una presa d'atto, diciamo, no? Cioè prendiamo atto del parere, perché è un parere di un soggetto sovraordinato competente in quella materia. Ovviamente di questo ve ne daremo conto prima di andare in consiglio, cioè se in questi due subprocedimenti, quello di VAS e quello diciamo dal genio civile che sono in fase di conclusione, ci dovessero essere delle modifiche, al di là del fatto che ne dobbiamo prendere atto, però è giusto che la commissione ne sia adeguatamente informata prima, con tutto quello che ne comporta anche in termini di approfondimento. Noi speriamo di no. Vabbè, anche perché Simone, sappiamo che ci chiederanno qualche minima puntualizzazione, per esempio di natura normativa su qualche previsione, no? Ce l'ha spiegato in via informale ora qualche tempo fa all'Agosta, quindi vi informeremo di come questo, se ti ricordi la previsione delle strade, no? Che ha bisogno di una norma. Sì. Quindi una serie di precisazioni saremo costretti a introdurli nelle norme, ma saranno un'indicazione del parere che ci dà il genio civile, ovviamente da una parte e l'autorità competente in materia di VAS dall'altra. Ce n'abbiamo già anche una che sappiamo, no? della VAS, no? sulla classificazione acustica, per esempio, no? Ci dobbiamo fare una precisazione in una norma. Ci sono alcune modifiche che noi dobbiamo fare perché loro sono sovraordinate a noi in questo. Comunque ve ne daremo conto, insomma, delle non sono grandi cose, insomma, sembra, quindi piccole cose, ma insomma di cui bisogna dare conto alla Commissione. Però ecco, è importante che voi sappiate che queste osservazioni che i cittadini fanno non vanno, diciamo, non vengono buttate via, cioè non è che ai cittadini si dice guarda, ricomincia da capo, vengono istruite le osservazioni. Però siccome riguardano un procedimento diverso dal PO, noi semplicemente diciamo all'esito dell'istruttoria che è in corso, no? In automatico sarà recepito l'eventuale cambiamento del quadro della pericolosità. Mi pare invece di ricordare Fabrizio e Manola, correggetemi però se sbaglio perché ce n'ho troppe e quindi l'errore è in agguato, che non vale questo ragionamento per le modifiche di natura soltanto geologica, cioè per il quadro di pericolosità geologica, mi pare di ricordare, su quella ce n'è una sola di osservazioni e su quella invece, mi ricordo male Manola? No, ce ne sono di più, ce ne sono più di una, sono quattro mi sembra, quelle geomorfologiche. E quelle invece gli dobbiamo dare una risposta, giusto? No, quelle io avevo capito che è il solito discorso che... Sì. che sembra che ce n'è una, se mi ricordo bene, che non vale questo ragionamento, però magari mi ricordo male. Vedo comunque domani... Manola. Domani vedo... C'ho una call proprio all'Agosta e l'Università di Pisa per verificare la loro controdeduzione. Ok, va bene, casomai ve lo riferirò. Sì, anch'io potevo dire una cosa, Riccardo. Allora, mi ricordavo che noi sospendemmo, o si disse, se ne sarebbe parlato più avanti, un'osservazione che lo dicesti te, Simone, perché erano sopraggiunte, non so, delle modifiche di una,
di un'azienda lì all'interno di Capezzano che chiedeva l'ampliamento della propria attività. Sì, è fra quelle che fanno parte delle schede norma che dobbiamo vedere. Ah, quindi no, volevo sapere, è stata guardata questa qui oppure... Sicuramente l'ufficio l'ha guardata, sì, credo proprio di sì. No, mi ricordavo questa cosa qui perché c'era fra le altre cose il fatto che noi volevamo mantenere all'interno del territorio perché sì, sennò noi dovevamo avere esigenze. Sì. Valutavamo tutti quanti che sia un'azienda che se si sviluppa è soltanto un fatto positivo. E certo. E quindi volevamo cercare di trovare, insomma, i mezzi legali per consentirglielo. Esatto. E certo, legali. No, ci mancherebbe. E niente, sì, è così, è sicuramente fra quelle che dobbiamo rivedere. Volevo dire una cosa, no? Volevo chiedere, ma dei sopralluoghi che sono stati effettuati, perché nel gruppo che voi avete avuto delle osservazioni della classificazione degli edifici, per alcune non sono state riportate nell'elenco che vi ho mandato, ce n'erano qualche d'uno che dovevano fare sopralluoghi. Sì, infatti te la Scusa. No, allora Manola giustamente pone il problema di quelle osservazioni per le quali, diciamo, voi come commissari avete valutato l'opportunità di fare dei sopralluoghi, no? Io credo che qui il tema, Manola, correggimi se sbaglio, ne abbiamo parlato, quindi cerco di restituire la posizione, insomma, dell'ufficio in particolare, sia questo, che l'ufficio ovviamente, non potendo compiere attività integrativa sotto il profilo istruttorio, salvo errori palesi, cui ovviamente tutte le volte che ci si rende conto si correggono, però non sarà nelle condizioni l'ufficio di modificare, no, le proprie valutazioni istruttorie, perché banalmente in quelle osservazioni l'ufficio diceva non accolta perché non ho gli elementi per istruire la pratica. Okay? Quindi voi in questi casi troverete, come dire, ferma l'istruttore dell'ufficio, non tanto per ragioni di merito, quanto per l'impossibilità da parte dell'ufficio di svolgere un'istruttoria in assenza di documenti chiari. In alcuni casi in assenza di documenti, ma in altri casi in assenza di documenti chiari, comunque voi in realtà i sopralluoghi alla fine l'avete fatti solo in relazione correttamente a quelle osservazioni dove la documentazione c'era, ma non era, diciamo, esaustiva. Ok? Allora lì che cosa accadrà? Lì accadrà che la commissione voterà, no, sulla base di queste valutazioni che ciascuno di voi ha potuto fare andando sul posto, diciamo così, però fermo restando il parere istruttorio dell'ufficio che ha questa difficoltà, no? Cioè di non poter l'ufficio disporre di attività successiva che gli consenta di cambiare il parere. Per cui questo è quello che Manola in particolare, poi Manola se qui valutava, no? Cioè non posso io ufficio modificare il parere perché purtroppo non potevo compiere attività istruttoria io come ufficio e quindi non posso modificare il parere. Poi liberi commissari sulla base delle loro libere attività di esprimere un parere, diciamo, sulla base delle idee che si sono fatti. Non so se mi sono spiegato. Sì, io non ti sei spiegato, per me ti sei spiegato, perché allora quello che siamo andati a fare noi non è servito a nulla, o perlomeno non riesco a capire a cosa è servito, ecco, diciamo così. No, è servito e come? Nel senso, Graziano, che lo dico in modo più chiaro, ok? Nel senso che evidentemente sono stato troppo critico. Allora, in consiglio comunale ci andrà un registro delle osservazioni, ok? Dove ci sarà il parere dell'ufficio e il parere della commissione, ok? Nella maggior parte dei casi i due pareri saranno allineati, diciamola così, si può ragionevolmente prevedere questo, no? Per come è andato il lavoro, e vuol dire anche che abbiamo fatto un buon lavoro. Ci saranno dei casi in cui il parere dell'ufficio è in un modo e il parere della commissione è in un altro, ok? Che cosa succederà? Che verrà messo in votazione il parere dell'ufficio, perché si parte sempre di lì. Poi, nel caso in cui il parere dell'ufficio non sia
accolto, perché la maggioranza dei consiglieri vota contro. Siccome non ci possono essere vuoti normativi, no? Nel senso che alle osservazioni gli va data una risposta, a quel punto verrà messo in votazione il parere della commissione. Ok? Quindi, e come si è servito il lavoro che avete fatto? Serve esprimere un parere che è negli atti del Consiglio Comunale. Perché l'ufficio dice io non mi posso rifare a quello che hanno visto Jacopo Mecchetti, Graziano Dalle Luche, Alberto Iacomini, Riccardo R. e Michela Rugani? Perché io ufficio mi devo rifare agli atti. E siccome su queste osservazioni, quelle dove la documentazione c'era ma era non chiara, io proprio per la non chiarezza ho detto che non potevo accogliere l'osservazione. E il mio parere resta quello, ma non perché la commissione sbagli, ma semplicemente perché l'oggetto della mia attività di ufficio è diverso da quello che ha potuto compiere la commissione andando sul posto. Ok? Quindi, come dire, senza problemi, senza questioni particolari, anzi, nella totale trasparenza, ci saranno alcune osservazioni che l'ufficio ha detto no perché la documentazione non era chiara. Voi, giustamente, per vederci chiaro, siete andati sul posto e sarete in grado di esprimere un parere, che poi, voglio dire, è un parere importante perché è rappresentativo, no? Probabilmente, insomma, di quello che penserà anche il Consiglio Comunale, non è detto, ma è molto probabile che lo sia. Ecco, quello che devo fare io però è chiaro che è mettere a parte l'ufficio e anche adesso della Commissione di quelle che sono state, come dire, le risultanze condivise dell'esito dei sopralluoghi da parte del Consiglio. Certamente, certamente. Tutto sì, perché è evidente che noi abbiamo fatto sopralluoghi su 6 osservazioni, 3 delle quali avevano oggetto classificazione di fabbricati, 2 che riguardavano delle schede norma, 1 che riguardava una modifica cartografica, e su tutte quelle ci siamo fatti un'opinione, ci siamo fatti un parere, che è, rispetto all'istruttoria dell'ufficio da cui si partiva, in alcuni casi collimante, in altri casi, perché il sopralluogo l'abbiamo fatto per vederci chiaro, no? In altri casi è invece in contrasto, e quindi nel voto che esprimeremo il parere contrastante nel caso rispetto al parere dell'ufficio, oppure nel momento in cui invece il parere fosse lo stesso rispetto a quello della controdeduzione dell'ufficio, lo esprimeremo favorevole. Le osservazioni che sono state oggetto di sopralluogo, lo ricordo, sono la 96, la 191 e la 225 per quel che riguarda la classificazione dei fabbricati, la 343 e la 123 per come schede norma, la 280 per le modifiche cartografiche. Chiaro che l'ufficio deve essere informato delle valutazioni che abbiamo fatto, in modo tale che poi, insomma, sia chiaro il fatto che ci si muova in accoglimento, quindi si muova insieme, diciamo, noi e l'ufficio sullo stesso tipo di valutazione, oppure invece che la commissione sia in contrasto con il parere della... Ma si possono rivedere quelle osservazioni lì? Scusa un attimo Riccardo, siccome stavo parlando con Roberto che è più esperto di me su queste procedure perché ne ha fatti 1000, diciamo, di consigli comunali sui piani, cioè lui diceva che sulla procedura descritta da Simone poi comunque l'ufficio deve dare una regolarità tecnica. Sì, ma su questo non credo che ci siano problemi, perché... No, chiaro, allora... Su qualsiasi proposta di modifica la legge prevede un parere di regolarità tecnica, no? Però, come posso dire, questo mi sembrerebbe non problematico. Perché mi sembrerebbe non problematico? Perché è del tutto legittimo che la commissione, che ha potuto, diciamo, verificare sul posto cose che l'ufficio non ha verificato, esprima un parere, e che la commissione possa valutare diversamente dall'ufficio un aspetto di disciplina urbanistica, credo sia legittimo. Insomma, lo sapete, questa è una materia dove le scelte, direbbe un giudice amministrativo, non sono vincolate,
le scelte sono discrezionali, naturalmente non devono essere arbitrarie, ma la discrezionalità presuppone anche, no, dei margini di valutazione che non sono matematici, non so come dirlo. Quindi io penso che su questo, Manola, no, non ci siano difficoltà, salvo casi palesemente errati, no? Cioè laddove la commissione dica proprio una cosa che non sta né in cielo né in terra, allora in quel caso l'ufficio giustamente non blocca tutto, perché c'è il limite, è quello della legalità, ovviamente. Ma su queste osservazioni dove l'ufficio è in difficoltà perché non ha documentazione sufficiente, io credo che non ci siano problemi, no, da parte dell'ufficio a esprimere un giudizio di, come dire, ammissibilità tecnica, no, della proposta che farà la commissione, giusto, sì, Manola? Ma, sì, no, va bene, ma almeno per esprimere un parere va conosciuto prima, cioè, certo, voglio dire, certo. No, certamente. Ma questo lo devo, cioè, va fatto anche, e ha ragione Riccardo, a chiarezza di quello, a trasparenza per la commissione, no? Per cui, esatto, rispetto a queste 6 osservazioni, all'esito, mi dispiace non averlo ancora fatto, scusatemi, chiedo a me, ma insomma siamo in tempo per farlo, non abbiamo perso niente, abbiamo tutto documentato. Quindi su queste 6 osservazioni io vi faccio sapere qual è stata, a seguito del sopralluogo che abbiamo condotto, la proposta rispetto alle 3 di schedatura, quella di cartografica e le schede norma, e voi decidete come, se tenete conto, insomma, no? Anzi, il vostro parere l'avete già espresso perché è la vostra competenza istruttoria. Dopodiché lo rimettiamo e lo facciamo conoscere ufficialmente anche in sede di commissione al resto della commissione. Sappiamo che si tratta di quelle 6 lì, è chiaro che la responsabilità se la pigliano i commissari, come su tutte le osservazioni, no? Di votare molto, in linea o in contrasto col parere dell'ufficio, con gli esiti e con le conseguenze che ne derivano poi. Ora, la domanda che mi ponevo è questa: dal momento che si tratta di, per esempio, nella classificazione degli edifici, no, di assegnare una o l'altra classificazione, è chiaro che la proposta della commissione dovrà contenere l'approdo, no? Per cui se c'è un cambio di classificazione nel parere, diciamo, nei registri istruttori dovrà essere contenuto il parere che la commissione intende assumere, no? Sì, Jacopo, io credo che in queste 6 osservazioni accadrà una cosa, diciamo, sono emendamenti. A rovescio di quella che accade ordinariamente, cioè sarete voi commissari che, riguardando anche Google Art, ma insomma ci proporrete, no, l'esito dei vostri sopralluoghi spiegando in modo trasparente il perché. L'ufficio a quel punto non cambierà la propria valutazione istruttoria, ma potrà, diciamo, verificare che la proposta della commissione sia ammissibile, no, su un piano di legittimità nell'ambito di una discrezionalità tecnica, come si dice nel diritto amministrativo, che esiste in questa materia, e a quel punto, no, nella trasparenza più totale, la commissione assumerà una sua posizione. Quello che l'ufficio deve fare è, come dire, assicurarsi, come posso dire, che non ci siano dei macroscopici errori, ecco, ok? Perché allora lì l'ufficio deve intervenire. Ma se non ci sono dei macroscopici errori, ovviamente il parere della commissione è legittimo e verrà espresso, e ce lo avremo, come dici te, nel registro delle osservazioni che andrà in consiglio comunale, adeguatamente motivato da voi, ok? Ecco, appunto, quindi si potrebbe fare in questo modo, se siamo d'accordo, a una delle prossime commissioni l'esito di questi sopralluoghi può essere contenuto in una forma schematica come per le osservazioni che abbiamo visto oggi. Sì, potete assolutamente, anzi auspicabile, in modo che anche l'ufficio possa svolgere questo ruolo, diciamo, di controllo, chiamiamolo, no, del rispetto di elementi di discrezionalità che esistono in questa materia, più agevolmente, credo, Manola, no? Credo sia utile a tutti, giusto? Certo, volevo dire una cosa, Roberto pone anche la domanda se il parere della commissione è all'unanimità oppure no. E questo non lo so. Questo lo vediamo quando si vota.
Perché lui Infatti, dice. volevo che io non ho capito una cosa allora. Noi voteremo quello che ha scritto l'ufficio o quello che ha scritto l'ufficio e quello che scriverà anche la commissione, sia in commissione che in consiglio comunale. Perché se l'ufficio non cambia il parere e io gli dico no, cioè gli dico non accolto. Sì, devo dire come la penso. E proprio perché devo dire come la penso, io ora informo l'ufficio di come la pensiamo e poi quel parere ce lo votiamo, che è nostro. Chiaro? Scusate, io vi devo lasciare. Ci vediamo mercoledì. Va bene, grazie Fabrizio. Ciao, io ciao. Ai commissari direi questo, cioè io rimango d'accordo con l'ufficio che gli comunico subito l'esito di questi delle valutazioni fatte attraverso i sopralluoghi, le faccio formalizzare in uno schema come quello che abbiamo visto oggi e quanto prima lo faccio trasmettere. Appunto, 3 sono schedature, quindi insomma si fa abbastanza presto, e le altre 2 sono schede norma e cartografia, con la relativa modifica che implicherebbero. È ai sopralluoghi ti è partecipato un 3, Riccardo te eri a distanza, ma insomma praticamente sì. Io devo chiedere l'ultima cosa a Simone, perché poi me la dimentico, che l'ho già chiesta la Manola prima, che lei mi ha espresso il parere, quelle famose piscine che te ne sei occupato, volevo sapere se l'ufficio edilizia ha recepito quello che gli ha inviato la Manola. E di conseguenza sicuramente Riccardo, sicuramente quindi è tutto a posto, cioè praticamente il permesso poi ora l'avranno oppure ci sono dei tempi? Sì, ora poi è questione di tempi a seconda di quante pratiche ci sono da fare, insomma lì è una questione cronologica, però assolutamente sì. Vi volevo chiedere, possiamo allora calendarizzare diciamo le commissioni successive a quelle di mercoledì, almeno 2 credo. Io voglio sapere una cosa, ci sono dei consigli comunali di qui al 31? Se lo sapete. Credo ce ne sia uno entro la fine dell'anno, no? Uno? Credo, però c'avete la commissione domani, scusate, la conferenza capigruppo domani ce l'avete? Non sono più caro, sì, va bene. Allora, ah no, non voleva essere simpatico, Simone. No, lo dicevo in assoluta buona fede. Si è capito. No, e credo comunque che ci sia un consiglio comunale. Sì, entro la fine dell'anno, fra Natale e Capodanno. Ragione per cui, se siete d'accordo, visto anche che i giorni sono messi in questo modo, potremmo fare le commissioni o subito all'anno nuovo o a cavallo del Capodanno. Ad anno nuovo, dicevo io, perché c'era studio anche tutto questa. Allora fra l'1 e il 6, 2 commissioni fra l'1 e il 6, va bene, tipo il 3 e il 5? Per me va bene, sentiamo gli altri. Che sono lunedì e mercoledì. Qui c'è la Befana, Ma sul presto, Albè, che dici? Ma io non vorrei, non ci vado, sono grande per andare alla Befana, facevo per dire agli altri. Magari Jacopo, sollevate che non mi tornano. Scusa, Jacopo, posso interrompere la registrazione? Prego, sì. Prego.